Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui partiamo con una visione notturna del reef. Quando arriva la notte, i nostri pesci non dormono, iniziano a difendere i loro territori. I coralli invece espongono la loro parte animale, estroflettendo i loro tentacoli in cerca di fito e zooplancton nella colonna d'acqua. Portando il tasso fotosintetico a zero, i coralli così non rilasciano più ossigeno nella vasca, bensì CO2. Questo avvenimento, che è del tutto normale, porta a una lieve acidificazione anche in vasche ben mature dell'acqua del nostro acquario. Come possiamo noi evitare questo tipo di problema? Partiamo con uno scarico che va in sump. 1, 2 o 3, nel mio caso ce ne sono 3. Nelle vasche fino a 350 litri uno è sufficiente. Ci sono le tre calze da 200 micron che vanno lavate e sostituite ogni 3-4 giorni. Ovviamente nel percorso forzato che ho pensato si passa successivamente al cuore del filtraggio meccanico del nostro acquario. Lo schiumatoio serve per levare l'eccesso proteico, quindi è il cuore pulsante del nostro acquario. Leva tutto ciò che è a monte nel ciclo dell'azoto prima che entri in degradazione o comunque entri nel ciclo stesso. Quindi, se non avete visto il video del ciclo dell'azoto, vi lascio il link qua sopra. Dopo lo skimmer ho inserito in vasca circa 30 kg di rocce vive. È una quantità abbastanza importante, ovviamente la vasca alle dimensioni che ha, quindi è circa la vasca di sopra è 2 metri per 1 metro, quindi è abbastanza grande e ha bisogno di un'area di filtraggio massima. Ho inserito anche due pompe di movimento da 8000 litri l'ora, poi in realtà sono due pompette un po' così, servono solo per smuovere l'acqua però con vigore, perché voglio che non ci siano zone di ristagno all'interno di questo cumulo di rocce, dato che è molto importante il movimento in sump secondo la mia esperienza. Adesso parliamo di un apparecchio che è uno sterilizzatore UV attaccato ad una pompa da 1000 litri, per il quale ci sono delle controversie sull'utilizzo. Nel mio caso va benissimo, io mi sono trovato molto bene. Combatte il propagarsi di alghe filamentose, cianobatterie e dinoflagellati. Delle alghe filamentose perché ne uccide le spore, cianobatteri dinoflagellati perché gli proprio sterilizzando l'acqua ne impedisce il propagarsi. Infatti la presenza di una luce in sump che alimenta il refugium può far nascere questo problema. La presenza di uno sterilizzatore UV in sump impedisce che dalla sump questi vadano nella vasca di sopra a creare dei grossi problemi. Quindi mi sono trovato molto bene ad un utilizzo proprio continuativo di questo apparecchio, senza mai spegnerlo, non ho mai avuto problemi. Unica cosa è che può uccidere il fitoplancton, quindi io lo coltivo a parte. Passiamo oltre del nostro percorso di filtraggio e andiamo nella parte anteriore dove abbiamo il rifugio. Per ritornare alla domanda dell'inizio, per ovviare al problema della CO2 rilasciata dagli organismi nella vasca di sopra, si accende di notte, quindi ad alternanza di 12 ore, la vasca di sotto. Le alghe e i coralli nella vasca di sotto, quindi nel refugium, ossigenano la vasca di sopra, utilizzano la CO2 prodotta nella vasca di sopra per produrre ossigeno e per crescere, e quindi vanno a bilanciare a livello di pH, quindi una duplice funzione sia di smaltimento dei rifiuti della vasca di sopra che di bilanciamento dei gas disciolti nell'acqua, e evitano che quindi si acidifichi l'acqua stessa, quindi hanno una funzione dal mio punto di vista veramente veramente molto importante. Ma adesso andiamo a vedere cosa c'è nel refugium di preciso, che cosa sta crescendo. Qui abbiamo la prima parte in cui possiamo vedere che a sinistra ho inserito una porzione di Sinularia flexibilis che oltretutto ha una bella colorazione, è fluo green, e che le rocce sono, nonostante siano in sump, hanno comunque un buon aspetto per ora. Quindi niente alghe filamentose, c'è la chetomorfa sul fondo e, come potete vedere, la Sinularia flexibilis che sta molto bene, estroflette i suoi polipi e si nutre di quel particolato che potete vedere. Oltretutto, quando accendo, non sono riuscito a riprendere, si vede proprio che c'è molta vita nella sump, quindi rifornisce, diciamo, di vita, di zooplancton, la parte superiore della vasca, perché direttamente da questo refugium ho impostato che, dopo lo vedrete, c'è la risalita. Questa è la seconda parte in cui ho messo qualche zoanthus,
ci sono dei discosomi, sempre la chetomorfa, insomma, un refugium che è ancora all'inizio, ovviamente. Le alghe sono già cresciute, le ho già potate più volte, perché ovviamente le alghe crescono in fretta. È comunque impostata come se fosse un acquario nell'acquario. L'ultima parte è dedicata all'ultimo filtraggio dal punto di vista del ciclo dell'azoto, che è i canolicchi che arrivano fino in cima, quindi evitano che di essere scavalcati dall'acqua, arrivano proprio quasi a galla, e una pompa di risalita. In questo punto c'è anche quel tubicino che vedete, è quello che collega, diciamo, l'ingresso del reattore di calcio. L'uscita invece è direttamente dall'altro lato, quindi così è fatta la sump. Da questa zona qua si passa alla parte superiore. Prima passa dal refrigeratore e riscaldatore che ho acquistato per mantenere tutto stabile, e poi si passa di sotto. Colgo l'occasione per farvi vedere dei dettagli della sump con una luce un po' più blu. Lì si vedevano delle spugne, qui la singolare flexibilis, e dietro della pachiclavularia violacea, che è nata all'interno delle rocce, di quei 30 kg di rocce posteriori, e che sta proprio bene con un flusso elevato, e che, essendo un corallo molle poco esigente, pulisce molto bene l'acqua. Vi saluto con una visione della vasca e del mobile che è autocostruito da me. Spero che vi piaccia. Fatemi sapere cosa ne pensate della sump nei commenti, se secondo voi è un sistema di filtraggio adeguato. Io per adesso mi sono trovato bene. Ovviamente gli aggiornamenti arriveranno nei prossimi video. Ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere like. Alla prossima, ragazzi!